Ancora prima di essere eletto al Parlamento europeo, quando ero candidato, incontrai in ascensore, andando nella sede dell'Italia dei Valori a Roma, una signora che aveva una maglietta con il simbolo dell'Italia dei Valori, un cappellino con il logo del partito, vari altri gadgets, accessori, e poi mi resi conto che andava quasi scalza e aveva un aspetto in effetti un po' malmesso. Chiedeva un appuntamento con Antonio Di Pietro perché gli voleva assolutamente parlare, e poi mi resi conto che si trattava di una signora senza fissa dimora che frequentemente si rivolgeva alla sede dell'Italia dei Valori insistendo per avere un incontro appunto con Di Pietro, e la tenevano un po' alla larga regalandogli qualche gadget. Ebbi una piccola conversazione non banale con questa signora, era probabilmente il aprile-maggio del 2009, e da allora ho pensato che nel mio mandato parlamentare, se eletto, mi sarei dovuto occupare di senza fissa dimora, ed è quello che ho cercato di fare in questi anni, avviando tutto un percorso di iniziative, di seminari, di incontri, un dibattito che abbiamo già avuto in plenaria, varie interrogazioni, e questa prima sessione del 2014, ultimo anno di questo mandato, è stata dedicata tra le altre cose proprio al problema dei senza tetto, cioè di questa nuova povertà urbana che è sempre più diffusa nei nostri paesi e che rappresenta per l'Europa una vera e propria sfida, perché sono i cittadini che meno interesse hanno nei confronti delle istituzioni europee, non ne capiscono il linguaggio, non sono interessati alla politica, non costituiscono un blocco di consenso elettorale, ed è per questo probabilmente che la politica di loro poco si interessa. Non ci sono voti da prendere, per così dire, ma il nostro dibattito in plenaria chiede alcune cose che sono tutte possibili, perché la prima cosa è proprio cercare di sconfiggere un certo fatalismo di questa povertà urbana. Ci sono fondi europei e non vengono utilizzati. Fondi europei per l'assistenza e fondi europei per l'edilizia sociale. Ci sono delle buone pratiche che sono state adottate in alcuni paesi dell'Unione Europea con dei progetti vincenti che hanno portato delle soluzioni, e sarebbe bene parlarne ed esportarli anche negli altri paesi. Ci sono dei problemi di libera circolazione delle persone, perché molti di questi senza tetto non possono muoversi da un paese all'altro liberamente come gli altri. E ci sono anche, legati ai problemi di libera circolazione, delle forme di assistenza che variano da Stato a Stato. Ci sono gli paesi che fanno assistenza per tutti, immigrati e cittadini europei, quelli che li fanno soltanto per i cittadini europei, quelli che li fanno soltanto per i cittadini del proprio paese, o addirittura, come accade in Italia, forme di assistenza che in realtà differenziano, sono differenziate da regione a regione o da città a città. Ci sono delle idee innovative come quella di creare una sorta di garanzia del senza tetto, garanzia quindi di integrazione, sul modello della garanzia giovani che è stata recentemente raccomandata dall'Unione Europea agli Stati membri. Non lasciare nessuno per strada, mettendo anche risorse a disposizione, così come la garanzia giovani prevede non lasciare nessuno o senza lavoro fino a 27 anni o senza formazione. Ma soprattutto dobbiamo capire che questa è una responsabilità non soltanto dell'Unione Europea, ma soprattutto degli Stati membri. La base giuridica impone agli Stati membri, cioè ai nostri paesi, ai nostri governi, alle nostre autorità, di farsi carico di questo problema, rispetto al quale l'Unione Europea può soltanto coadiuvare, dare degli strumenti di sostegno, dare delle buone idee e facilitare processi di integrazione. Ed è qualcosa che noi dobbiamo fare, perché ne va di mezzo non soltanto il destino di questa popolazione, di questi concittadini che sono sempre di più, perché abbiamo divorziati che lasciano la propria famiglia e che si ritrovano per la strada, giovani che cambiano città in cerca di lavoro, non trovano lavoro, non vogliono tornare nella città di origine e finiscono per la strada, persone che escono dal carcere, di esperienze difficili e che non hanno nessuno che li aiuti. È una popolazione, quella dei senza fissa dimora, che cresce, ma che pone un problema di dignità non soltanto per loro, per ciascuno dei senza fissa dimora, ma anche per noi. L'Unione Europea, in fin dei conti, crisi o non crisi, è una delle aree più ricche, più opulenti in alcune sue parti del mondo, e il nostro non può in nessun modo diventare uno sguardo cinico e indifferente nei confronti di chi ha più bisogno.